Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quinto sul server 2 con il primo episodio di Peggle in una nuova location. Nel nuovo studio, sperando che mi porti un minimo di fortuna. Io sono ammalato, quindi detto io ammalato, questo significa che secondo me avrò dei problemi. Quindi io non mi voglio tirare la zappa sui piedi, però questa sfida, dato che è la prima sfida di tre... Unicorno contro catto, vai col catto, gatto, vai col catto, però è una bella mappa, una mappa che con il catto funziona molto. Io lo odio proprio assai il gatto, lo sai che lo odio. Adesso cerca di togliermi quel verde perché ha paura che io lo usi con il... No, tu lo userai. Guarda, mamma, che cavolo, uno solo? Buono, no, vedi che il gatto mi odia. Non è facile prendere il verde. No, non è facile, no, assolutamente. Scherzi. Qualcosa che mi consola è che qua si muove tutto e quindi te lo prendo in culo, però... Però ho fatto un bel po' di punti. Beh, ragazzi, qui è la dura. Entra dentro, volevo farlo entrare, ma... Ma guarda che... Vedi che il potere del gatto è inutile. Stava salendo in maniera preoccupante il tuo... Va buona. Sì. Doveva prendere pure quello. Forata. Guarda, qua puoi fare grandi cose. Ma qua, grandi come le tette di chi? Grandi come i vibratori che ho a casa. Guarda. Vai. Yes. T'ho detto, io sto malato oggi. Oggi non sono in forma, ragazzi. Potrebbe... Boom. Io però sto benone, devo dire. Ti ho doppiato, ma non è abbastanza. Tu sei pericoloso. Sì. No! Così. Ditelo come tossisce per via della malattia che lo sta consumando. Porca troia. Volevo prendere il viola. Dai. Guarda. Dai. Sì. Adesso è difficile. È delirante. Ma dai, ma guarda, ma che partita di merda, guarda! Non riesco a prendere niente! Dai, questa va bene, bravo. Ma onda che culo di merda. Sì, il viola tanto stava lì sotto, era l'ultima palla per me, quindi... Io sto messo male, oggi mi sento uno straccio, però guarda, è culo, eh. Ma dai, ma senti. No! Ma vorrei essere il mio shazooka, niente. Girasole, ottimo girasole. Qui la zucca è... fa il fattaccio, sai? Papà. Non hai fatto molti danni. No, potevo farne molti di più. Mettimi... Guardalo. Ma con l'alieno fai un bel po'. Arcade. Adesso Redez si trova in una situazione molto difficile perché deve tentare di fare molti punti e quindi deve puntare al viola, rischiando ovviamente tutto quello che c'è da rischiare. Mentre tu rischi il culo che c'hai, giusto? Guarda dove mettono le cose. Ho fatto un tiro abbastanza sensato, ho preso il verde perché avevo il girasole. Entra. Guarda, stai facendo un bel po' di punti, oh. Sì, questo è un bel po' di punti, devo fare i puntoni. Dai, studio nuovo. La forza dello studio. Sto assorbendo la forza dello studio. No, lo studio nuovo non ti vuole bene oggi. Non ti vuole bene oggi. Però è figo, ragazzi. È proprio figo lavorare qua dentro. Sembra di... Innanzitutto sembra di avere uno studio, una volta tanto. La forza dello studio! Ah, 49.000, pieno, ragazzi. Pieno della forza dello studio! 49.000. Grazie, ho assorbito dalle pareti. No? Aspetta, no? Spera che inchiodi. No! Ma... No! No! Sì! Merda! No! Ti era giallo, 90.000 punti. Lo studio funziona!
Però fai quasi la stessa cazzata. Mazzo, vai, dici 50.000 in 50.000, hai rotto il cazzo. No, ma guarda che sto sotto, eh. Mo ti faccio presente questa cosa. Madonna che... Sì, aspetta, studio. Chiedo a te perché... Pareti. Questa volta riesci a... Pareti. Vai, sul viola, sul viola, eccolo, no! Fe, no, 25 no, aspetta! Sì! Buono, guarda, che se, guarda, ha superato. La festa ci stava, là, di poco. Ma superato, punteggio globale, sono ancora in linea di leggero vantaggio, cioè 40.000 punti in realtà. È tosto? È tosta. Odio, la odio, sta mappa, la odio. No. La seppia. Però tu c'hai il Capricorno. Se c'è il Capricorno. Che ti inventi? No, scendi di là. Buono, fermo. Ok. Sì! Codo! Che roia, ragazzi. Oh, che culo. No. Mamma mia, che tiraccio. No, ragazzi, questa la vedo tosta. Sì. Mamma mia. Capricorno, beh, vediamo di fare amicizia una volta tanto. Con questo fai un sacco di porcate qua. Perché sono ferme qua. Ferme, le palle mie ti faccio vedere. Stanno proprio ferme le mie. La prendo quella. Guarda che odio che c'ho verso il Capricorno. Con la rotella, piano. Tu non puoi sapere in questo momento qua. Quello. Non so se tocca l'anca. La tosca, come ti sei spostato? Non l'ho toccato il mouse. È una cosa millimetrica. Ma sa, ci devo mettere sensibilità a cecchino. Vai Capricorno, vai che ti voglio bene. Bravo. Dai che dobbiamo recuperare. Ah, dolore, buono così. No. Sì. Oh. Ragazzi, guarda, mi stai facendo sudare. Ciò che deve fare ogni buon avversario. Ma la partita risulta ancora molto bilanciata. Capricorno, vediamo che dobbiamo fare insieme, perché qui... Che palle! Le palle del Capricorno. Zitto! Zitto, che ti odio perché mi metti in difficoltà con questo. Detto di te, è buona. Potrebbe rimbalzare giù e andare sul viola. Non potrebbe rimbalzare in alto a destra. Affanculo, guarda. Dolore. No, pure quell'altro prende. Madonna, quanto dolore che mi stai provocando adesso. Madonna, no. Madonna, mi hai ripiato. Che no, mi hai ripiato. Capricorno di merda, io lo odio, ti odio. Guarda, c'hai ancora attivo il potere, puoi fare certe cose. Ma cosa? Guarda che non c'è niente da fare qua. Invece guarda che calcolo puoi fare. Guarda che calcolo raffinato. Porca puttana, guarda che schifo. Non posso provarci, non ci posso provare perché io già lo so che... Devo toglierti di mezzo questi cosi. E sperare... Guarda là. Ma quella puttana del Capricorno, guarda. 66, stai vincendo e non te la meriti questa partita. No. Ma guarda che ogni tiro è un 20.000. Ma perché sono tiri, in effetti non so perché. Però pure tu c'hai il moltiplicatore bello alto, eh. Tu prega che non prendo questo. Redez ha rischiato tantissimo, però ha fatto una cosa coraggiosa. E invece sei una merda. E io invece vado sul sicuro e ti faccio fare festa estrema, perché vuoi farla.
Certo, dovresti avere il tuo potere per fare una festa estrema sicura, ma puoi farla, io credo in te. E se tu riesci a fare festa estrema, io sarò dalla tua parte, giuro. Perché significa che hai pensato il tiro. Significa che in qualche modo hai riflettuto e hai fatto... Ma no! Il bastardo! Però qua... Ho perso, ma ho perso. Uno, perché stavo malato e va bene. Due, sei una merda. Perché? Perché sei una merda, dai, hai chiaramente sculato nelle prime fasi. Ma non è vero, dai, che... Comunque, ho vinto e punto.